Buongiorno a tutti da Milanista Park. Siamo qui a registrare questo video prima di cominciare a parlare. Questo video un po' voglio dedicarmi pure una piccola parte del video alla tragedia che è successa ieri della morte di Kobe Bryant, grandissimo tifoso milanista pure lui, ex campione del basket. Questo piccolo minuto va per lui e la sua figlia di 13 anni che è scomparsa in quell'incidente sull'elicottero. Dunque, dopo aver ricordato Kobe Bryant, parliamo di Milan. Milan che si parla di mercato, ma vogliamo parlare pure della partita di domani contro il Torino. Partiamo dal mercato. Che ci sono delle uscite che si parla di Suso, Paredà e Piontek. Dentro si parla di Florentino e Bernardeschi. Sto Florentino io non lo conosco. Andiamoci a informare che giocatore è. Non conosco mai sentito nominare, non so manco che ruolo ha. Vediamo. Questo è Florentino Luis. Dovrebbe essere un portoghese che gioca nel Benfica, dovrebbe giocare, ha 20 anni, è un centrocampista. Non lo conosco, quindi non do giudizi per Florentino Bernardeschi. Non lo so, Bernardeschi sono un po' scettico, un po' positivo. Vediamo come giocatore, se è davvero Bernardeschi, cosa può dare a Milan. Alla Fiorentina mi ricordo, era un grandissimo giocatore, alla Juventus tra partite titolari e panchina non si è confermato agli livelli della Fiorentina. Lasciandovi il mercato, parliamo di Milan-Torino. Si avvicina con una sconfitta da parte del Torino assurda, 7-1, 7-0 è finita tra Torino-Atalanta, quindi in casa ha preso 7 gol dell'Atalanta il Torino. Il Milan con una vittoria contro il Brescia per 1-0, ma una partita sofferente come ho detto nel post partita. Quindi è una partita, magari vedendo gli ultimi stadi, può vincere pure il Milan. Non voglio andare più troppo sull'ottimista, però può vincere il Milan, come andare con i risultati, ma è una partita che sicuramente Torino darà tutto domani contro di noi per riscattarsi dalla pesantissima sconfitta subito in casa contro l'Atalanta. Come formazione ancora non saprei chi potrebbe giocare. Andiamo subito a cercare le probabili formazioni. Vediamo le probabili formazioni leggendole dal sito di Eurosport. Dovrebbe essere questa, il 4-4-2, esordio di Begovic, in difesa abbiamo Trezzino, Conti, dovrebbe Musacchio e Romagnoli, poi Theo Hernandez, l'altro Trezzino sinistro, e
Poi nel centrocampo a 4 avremo Samu Castigliego, Kessié, Ben Hazard, Calhanoglu, Piątek, Leão, Ibra di nuovo in panchina in Coppa Italia. Non so perché la scelta, magari dare minutaggio pure a Piątek in caso di una non cessione di Piątek. Invece Torino con 3-5-2, Sirigu, Icho, Kulu, DGD, se si legge così, poi De Silvestri, Rincón, Meyer, Ola, Aina, Verdi, Berenguer e Belotti, scusate. Vediamo, questa è la formazione, che mi conferma lo stesso modulo, qualche modifica di giocatore. Per me il modulo si può funzionare, magari potremmo pure vincere. Non so. Non sono molto sicuro del pronostico. Si può dire un 50 e 50, magari 60 e 40 per il Milan, su di là la percentuale del mio dubbio. Io come se farei la scommessa, punterei sul 1x. Comunque, video finisce qui, vi invito a seguirmi su Instagram, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi sulla mia pagina Facebook Milanista Paccio, su Instagram Milanista Paccio, una grandissima novità degli ultimi giorni, sono sbarcato su TikTok. Se volete seguirmi pure là, mi fa piacere, lascio il link in descrizione. Ma il nome dell'account è Milanista Patch Official. Il video finisce qua, ci vediamo nel post partita di Milan-Torino, quindi dovrebbe essere il giorno dopo di Milan-Torino, quindi in questo caso mercoledì. Dovrebbe essere mercoledì il post partita di Milan-Torino. Perché è domani, dovrebbe essere domani la partita Milan-Torino, sì, è domani, quindi mercoledì arriva il post partita di Milan-Torino. Non bene o male, forse Milan, speriamo di vincere.